Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog a Los Angeles, seconda giornata a Los Angeles. Allora, come ho promesso nel video precedente, la mia promessa che è stata detta in questo video è tipo alle 5 di mattina, facciamo il tour di casa veloce, però molto veloce perché dobbiamo uscire tra poco. Ciao amici, siamo sistemati a casa perché è diventato un po' il Cile. Sì, nel tempo di 24 ore. Allora, guardiamo queste case. Diario del russo. Allora, entrando nell'appartamento, subito c'è il soggiorno. Eccolo qua. Aria al lavoro, dove sto fino alle 5 di mattina a editare video. Qui TV, divano di casting couch. Qui c'è tutto il casino che ho lasciato ieri. Dopo qui c'è l'area. Qui c'è l'area cucina. Qui c'è un po' di erba di plastica, perché noi rispettiamo l'ambiente sempre. Rispettate sempre l'ambiente, ragazzi. Poi dopo cosa abbiamo? Qui c'è la camera mia, dove mi sono appena svegliato e ho dormito 5 ore stamattina. Questo sono io. Non vi faccio vedere perché tanto la vista non c'è. Qui c'è il bagno. Questo è the shower. Questo è the chess. Qui c'è Tad. Anzi, fammi vedere il... ok, questa è la stanza di Tad, che è più figa ovviamente. E qui c'è... figa solo perché sto qua più tempo. Perché sì, 3 giorni. Qui c'è the chess di Tad. C'è the shower di Tad. E nulla. Quindi questa è la casa. E nulla, questo è il veloce tour dell'appartamento, che è comunque abbastanza spazioso. Cioè, io vivrei in una situazione del genere. Grazie al cazzo, no? Comunque sì, questo è il nostro appartamento e lei. Staremo qui da due, non so, ma mi sembra tipo 3 settimane ancora. Andiamo. Vamonos. E noi andiamo a fare le cose. Comunque, quanto sei swag oggi? No. Soprattutto questo zaino da triatlonista. Triatlonista, non triatleta. Triatleta, triatlonista, vabbè, uguale. Diario del russo. Allora, visto che c'è il tempo bellissimo fuori, ovvero sta piovendo, in questo istante stiamo andando nel negozio che si chiama No Jumper. Anzi, no, il negozio si chiama On Sunshine. È il negozio di un tipo super famoso nell'ambito hip hop americano, un certo Adam22. Cosa fa il tipo nella vita? È uno che è molto inserito nel discorso di hip hop di Los Angeles. Poi dopo ha un suo podcast che si chiama No Jumper, che ha intervistato tutti praticamente, Lil Peep, XXXTentacion, Lil Sky, cioè qualsiasi persona. Però lui originalmente è uno che andava su BMX, quindi lui appunto ha questo negozio. Madonna, che macchina lì. M3, vabbè, volontà. Comunque appunto stiamo andando nel suo negozio sperando che c'è lui, che almeno così potevo scambiare due parole con lui, comprare un paio di cagate nel suo negozio. Quindi il piano al momento è questo. 5 minutes later. Stiamo arrivando al On Some Shit Store. Eccolo qua, On Some Shit. Questo posto iconico perché qui sono tutti, va tutta la gente con BMX e ci sono anche i rail qua per fare per grind e roba del genere. Eccolo qua, posto iconico. Siamo entrati in negozio di Awesome Shit, hanno rifatto completamente tutto il negozio comunque. È il posto veramente iconico, questo qua. Ora ve lo faccio vedere e faccio vedere le cose che vendono qua. Comunque questo posto è praticamente il boiler room di tutto hip hop underground di Los Angeles. Cioè, questo qua è proprio la mecca di underground hip hop. In quella stanza lì, in questa stanza lì hanno intervistato tutti i rapper giovani della nostra generazione. Tutti. In pratica tutte le bevande che vedete qua sono le bevande che sono state raccolte da tutto il mondo, perché sono molto limitate e sono molto costose. Allora, in pratica questa bottiglia qua, che ora non si vede, questa bottiglia qua, e questa sembra Fanta tipo coreana, costa $35 a questa piccola bottiglia. E il motivo per quale sono così popolari è perché diversi rapper mischiano il proprio lean con queste bevande qua, perché appunto sono gusti particolari, e poi ovviamente le bottiglie costano un sacco di soldi. Questa Crystal Pepsi mi sa che la compro perché non è in circolazione quasi in mondiale degli anni 90, una roba super pazzesca. Qui c'è tutta la roba per BMX. E qui c'è il merch di No Jumper, che ora comprerò qualcosa. Ora ho fatto la mia coppata del negozio No Jumper. Un'esperienza surrealistica per me, perché appunto ho visto migliaia dei video di questo negozio e di tutte le robe attorno. E io continuo a girare a Los Angeles perché abbiamo la giornata abbastanza libera. Come solito, unboxing facciamo stasera quando torno a casa. Comunque in America più bassi c'hai i pantaloni e più swag. 1 hour later.
Se... Allora, provate a immaginare una persona che di lavoro fa consegne pacchi, arriva a consegnare il pacco nell'appartamento 525 e qui c'è scritto Hey sugar. Non so perché l'ho fatto. Questo qua in realtà con keychain. Allora ragazzi, ora state guardando ai pezzi custom che sono fatti dai materiali originali di in questo caso di Louis Vuitton. Qui c'è Dior anche. Sono tutti, queste Gucci sono tutti dai materiali originali. Una roba pazzesca. Poi dopo vi racconterò la storia di questo ragazzo. Ora non lo so se posso far vedere la sua faccia, però poi dopo vi racconterò la sua storia. Questo è stato fatto dalla Key Paul. Questo è stato fatto dalla Key Paul di Prism. Invece questo qua è stato fatto, questa borsetta è stata fatta da Galaxy, dai pezzi di Galaxy di Louis Vuitton, tutti originali. Anche tutta roba hardware, le cerniere sono originali. Una roba pazzesca. Fede, vuoi commentare nel video il pezzo? Questo è veramente, veramente figo. Che ha dato tutte le cerniere e tutte le riprese della borsa. Una roba, sì. Cioè, ha ucciso una borsa. Non è da me perché non so niente. Non sono in modalità borsa. No, guarda, quello lì. Sai che questo è l'avanzo. Ma quello sì, space, sì, sì. Lo lavorano. Fallo vedere. Era bellissimo, infatti. Beh, comunque, devo dire, fa un grande lavoro. Non ho capito dove lo fa, perché secondo me non lo fa qua. Lui ha cambiato studio. Ma secondo me è di... Il sito più largo. Mi sposto dalla mischia così posso parlare. In pratica il tipo che fa queste cose ha avuto problemi con Goyard, senza di, ha avuto problemi con Goyard, le hanno chiuso il profilo su Instagram, ci ha messo un sacco di tempo per sbloccare il suo Instagram, perché c'è qualcuno che è stato licenziato da Instagram. Anzi no, qualcuno è stato licenziato da Goyer, quindi ha fatto un bel lavoro. E lui, devono bene video. Devono bene video. Questo è il ragazzo che ha creato tutte le cose fighe. What's up guys? Questo è il ragazzo che crea tutte queste robe fighe. Appunto, lui è una delle persone, forse la persona che compra più Louis Vuitton all'anno a Los Angeles. Cioè spende milioni di dollari per comprare le cose che lui sono, cioè per lui sono tutte materie prime praticamente. Quindi è una roba pazzesca. Cosa ne dici? Ed è stato bannato da Louis Vuitton perché comprava troppa roba. Sì, è stato bannato da Louis Vuitton perché comprava troppa roba e poi dopo aveva problemi personali con store manager o qualcosa del genere. Però lui la roba non compra solo lui, ma c'è tipo 30 persone che comprano la roba per lui, quindi sti cazzi. Allora, il tipo era così gentile che ha regalato a tutti un portaccendino in pelle vera. Allora, io $400. $400, ragazzi. Fai vedere tu? Se... Sono anche questi, guarda. C'è uno anche di Supreme Louis Vuitton, la pelle. Poi c'è giallo. Allora, io ho preso quello con Goyard che ho fatto da vedere prima. Sergio. Allora, tira fuori, dimmi come si chiama il brand, vai. Questo è Louis Vuitton Galaxy, stupendo. Dall'altra parte cos'è? Cazzo ne so. Allora, Fede e Chiara hanno comprato un botto di roba, però comunque c'è una cosa. Fede e Chiara hanno preso un botto di roba, però hanno fatto un affare pazzesco con queste robe qua. Allora, devo dire, Etai era consapevole di questa cosa, non è che c'è stata una truffa. No, non c'è stata nessuna truffa, ha offerto lui. Sì, esatto. Quindi praticamente questo qua, che poi è quello che vale di più, me l'ha dato a prezzo di retail. $280 al posto di 2000 che vale adesso. Però senza scatola. Vabbè. Non so se ha la scatola o la plastica questa. C'è la plastica. Quindi la niente, plastica. Non vale. Cioè, sì, va bene. Devo dire, è geniale. E l'unico problema che ha è che è al limite della legalità quello che fa, sì, e sì, quindi sì. Non riesce
ad andare oltre a, cioè ad andare oltreoceano, sì, e venire in Europa, perché se venisse in Europa probabilmente avrebbe a disposizione molti più materiali rispetto che all'America. Sì, sì, sì. Però è borderline, cioè ho tentato di farlo chiudere, insomma, però è veramente un cioè è un artigiano. Alla fine è un artigenio. È un artigenio, bravo, esatto. Comunque è proprio per questo motivo. Dopo sta cagata io me ne vado. Ciao, vale, ragazzi, ci vediamo dopo. Io proprio per questo motivo ho preso posa per l'accendino proprio di Goyard, perché ha avuto i problemi con quello. Quindi affare. Io sono contento, Simone è molto più contento. Gang, noi stiamo andando a casa e la mia mano sta per staccarsi perché sto reggendo la camera. Quindi si vede. 2000 years later. Allora, siamo arrivati a casa la sera e, come ho promesso, ora farò vedere le cose che ho comprato oggi dal negozio di On Some Shit, il negozio di Adam 22. Allora, sono due cose di abbigliamento, sono tipo un cappellino, una maglietta e anche un accessorio che è una figata. Ora vi faccio vedere cosa serve. Comunque, la prima cosa, ovviamente, non poteva mancare il cappellino. Allora, il cappellino con la scritta On Some Shit, vabbè, il nome del negozio, e dovevo comprarlo per forza, quindi bella. Poi dopo la maglietta. Allora, ecco la stampa. On Some Shit Marijuana, non so cosa sia, brand smoke free, eccetera eccetera. Comunque una stampa caratteristica del negozio, mettiamola così. Però ci sono molto contento che l'ho comprato proprio in quel negozio, perché ci volevo andare da un sacco di tempo. E ora la cosa forse più interessante è questo aggeggio qua. Questo aggeggio qua che lo chiamano Kendama. Allora, a cosa serve? A niente in realtà, è un passatempo. E questo aggeggio l'ha fatto diventare popolare stesso Adam, perché appunto gli l'hanno regalato uno e poi dopo lui ha iniziato a giocarci e di conseguenza tutte le persone che lo seguono sui social hanno voluto questo aggeggio. Magari poi dopo tra i commenti ci saranno i professionisti di Kendama, quindi bella per voi, però è la mia prima volta che lo provo. In pratica ci sono stati fidget spinner a un certo punto, però questo qua è una roba in più, cioè diversa in più. Allora, in pratica questo qua sembra un piccolo martello con la punta così, e poi dopo d'altra parte abbiamo questo piccolo palloncino. Il gioco, ci sono più routine, però tipo il trick più basic, cioè il più semplice, sarebbe quello, lo so che è inutile, però sarebbe quello di tirarlo su e farlo atterrare qua senza farlo cadere. Così. È una roba tipo inutile, però se uno passa un botto di tempo a casa e non ha niente da fare, può passare il tempo appunto giocando con la Kendama. Vediamo se sono fortunato due volte di seguito. Sì! Questo Etai, appunto il creatore di questa cosa, è stato abbastanza gentile da regalarci questo cover delle accendini. Volevo ringraziare Chiara Ferragni, Fedez e Simone che mi hanno portato appunto in questo posto magico, dove il tipo praticamente è un chirurga delle borse, cioè le taglia praticamente, qualcuno piange quando vede queste cose. Però comunque qui abbiamo un colore di Goyard, invece qui abbiamo l'altro colore di Goyard, sono colori fighi, non soliti, non solito nero, verde eccetera. Allora, come funziona? Semplicemente abbiamo un accendino, questo big dovrebbe essere, lo tiriamo fuori e la cover è così, senza accendino. Se vogliamo rimettere, rimettiamo, ecco, abbiamo il nostro accendino. Quindi grazie di nuovo, perché io questa cifra non potrei spendere per un aggeggio del genere, quindi un ringraziamento di nuovo a Chiara, Fedez e Simone per questa opportunità e dove mi hanno portato. Allora, per questo video è tutto, siamo arrivati alla fine. Se questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace. Comunque seguitemi su Instagram, LajzlovKirillov, questo è il link. Nella descrizione trovate il link di Fedez, Chiara Ferragni e Simone anche. Quindi, bello, per questo video è tutto, ci vediamo nel video di domani e ciao!